brucia baracche romantico non si è mai visto! È chiaro? Signore, sì, signore! No, non ho sentito! Signore, sì, signore! Io sembro che era uscito dalla giunta. Beh, io li seguo su internet, veramente. Un paio in particolare. Cioè, un'altra cosa, si vive un po' come la partita di calcio, no? Viva lo stadio una cosa e Trevisino un'altra. Ho seguito Mattia Passadora attraverso la TV. Allora sono venuto qua a vedere. Ancora, l'ho visto attraverso Facebook qualche sketch che hanno fatto, ho detto ma vediamo un po' come sono. Tegna ballalo, tegna, 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 tegna ballalo, tegna, 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 tegna ballalo. Fatto due date apposta, abbiamo replicato apposta per cercare di accontentare tutte le persone che ce l'hanno chiesto. Non è facile perché siamo tanti e non siamo un gruppo proprio, cioè, ognuno ha la sua vita artistica, ognuno ha i movimenti, le serate in giro per l'Italia. Il buon Ornano arriva da Senigallia, è arrivato praticamente un'ora fa, abbiamo provato al volo per cercare di mettere a posto dei pezzi, però è bello perché noi ci vogliamo bene, quando stiamo insieme si dimentica tutto, la fatica, tutto quanto, quindi bene, bene. Comunque siamo un gruppo di cialtroni con la C maiuscola che amano stare insieme, che amano sparare delle belinate insieme e con professionalità, perché poi dopo quando arriva il momento ci buttiamo lì e facciamo le cose, insomma, con un minimo di senso. Sembra che in qualche modo questo piaccia, ecco, questa è la cosa che ci fa piacere. D'altronde, sei genovesi, si dice siano tirchi, chiusi, però quando il genovese impara a conoscere un qualcosa e apprezzarlo poi non ti molla più, quindi questo è il rovescio positivo della medaglia. È, come dire, sospettoso, quello sì, ma non è mai stato freddo, anche nelle manifestazioni di beneficenza i genovesi non sono secondi a nessuno. Ci vuole un po' di tempo, bisogna entrare nelle grazie dei genovesi, però se ci riesci non ti mollano più. Ci sono ancora un bel po' di date da fare, siamo molto contenti tutti quanti e per l'autunno brucia baracche ci sarà, ecco, quello sicuro, quello è poco ma sicuro, ma brucia baracche continuerà probabilmente a metà ottobre, quindi sì, direi che ci siamo e non vediamo l'ora. Non fa una minchia, tegna, tegna, tegna.